Eminenza Reverendissima, Eccellenza, grazie per questa coincidenza. Sì, abbiamo voluto sottolineare l'importanza della sua presenza, Eminenza. Eccellenza Reverendissima, carissimi Padre Bonanni e Padre Granados, carissimi amici. È davvero una grande gioia di poter accogliervi stasera in questa università e di darvi un caloroso benvenuto in occasione della presentazione di questo volume in omaggio a Monsignor Luis Ladaria. Eminenza Reverendissima, Cardinal Müller, desidero ringraziarla sentitamente per aver accettato ben volentieri di presidiare la presentazione di questo Festschrift. La nostra università è molto onorata della sua presenza e il suo essere qui oggi è un eloquente segno della sua stima di Monsignor Ladaria. Ci ricordiamo, Eminenza, con gratitudine, con una grande gratitudine, la messa della fine dell'anno accademico 2012-13 che lei aveva presieduto e la bellissima omelia che lei ci aveva dato. Tutti noi nutriamo una profonda ammirazione per il padre Ladaria, una quasi devozione, Luis. Quando dico noi, vorrei unire tanti studenti che l'hanno conosciuto come professore di dogmatica, e anche gli altri che l'hanno frequentato qui e senza aver mai avuto il privilegio di ascoltare il maestro nel suo insegnamento. Desidero, a nome di tutti, esprimere al padre Granados la nostra comune gratitudine per la sua iniziativa. Se lei aveva un debito di gratitudine nei confronti del padre Ladaria, secondo la prefaccia, noi abbiamo un dovere di riconoscenza nei suoi confronti per aver ideato e compiuto questo libro scritto di più di 20 persone. Adesso, rettore di questa università da più di 4 anni, posso testimoniare ciò che ho sentito sul padre Ladaria come professore. Un docente appassionato e appassionante, rigoroso e ispirante, serio, ma con il sorriso e il senso dell'umorismo, che non hanno tutte le persone serie, colto, ma capace di trasmettere la sua scienza, molto impegnato e sempre disponibile. Non vorrei inoltre dimenticare la sua preoccupazione costante, esortare e incoraggiare a investirsi nella ricerca e nell'approfondimento della teologia. La fede cristiana richiede da sempre questa dedizione dell'intelligenza a un lavoro nel quale si incrociano il desiderio di Dio e l'ascolto della sua parola, il senso della tradizione teologica e la sensibilità alle questioni di oggi. So anche l'attaccamento e l'affetto del padre Ladaria alla sua università. Mi ricordo le sue parole nel 2012, alla fine dell'atto di omaggio che l'università gli aveva indirizzato. Cito: «Vorrei incoraggiare gli attuali professori e studenti della facoltà a lavorare con tutto l'impegno per continuare un'opera iniziata più di 450 anni fa e che ha dato tanti frutti nel servizio di Dio e per il bene della Chiesa». E desidero, prima di lasciare la parola alla sua eminenza, dire come il padre Ladaria vive ciò che ha insegnato e ha scritto. La sua discrezione attenta, la sua umiltà e la sua disponibilità testimoniano un modo di essere e di procedere che appartengono, secondo me,
alla discreta caritas che San Ignazio ci ha insegnato. Al di là di tutto il resto, questo costituisce un tesoro, un segno vivo, perché vissuto, di colui che il nostro cuore sta cercando senza fine. Vi auguro una bella serata. Cara Eccellenza, amico Luis, confratello nell'Episcopato, Eccellenza tutta, Magnificenza, Padre Rettore di questa Pontificia Università Gregoriana, Padre Decano della Facoltà di Teologia, cari professori, professoresse, cari redattori e coadettori del volume, gentili ospiti, cari amici. Con grande gioia desidero presiedere questo atto accademico della presentazione del Festschrift in onore di Sua Eccellenza Monsignor Luis Ladaria, dal titolo La Unzion della Gloria e nell'Espirito po Cristo al Padre, omenaje a Monsignor Luis Ladaria. L'opera raccoglie 22 contributi di alta riflessione dogmatica sistematica offerti da parte di esperti teologici. Il titolo del volume ci porta direttamente ad uno dei filoni fecondi del pensiero teologico del nostro confratello. Esso trasmette il connubio che contraddistingue l'opera del professor Ladaria, il mistero di Dio uno e trino e il mistero dell'uomo, la teologia e l'antropologia teologicamente illuminata. L'opera riflette da una parte la contemplazione di Dio nel suo insondabile mistero personale e dall'altra il mistero dell'uomo da lui creato e redento. Il Dio cristiano, Dio vivo e vero, il Dio vivo e verdadero, per dirlo con il titolo della pregiata opera di Monsignor Ladaria, quel Dio che a partire dal ritmo trinitario dell'eterna economia della vita divina unge con lo Spirito Gesù nella carne e così fa vedere in Cristo la pienezza e il fine dell'umano, secondo Gaudium et Spes 22. Per rialzarci al mistero ultimo di Dio, al mistero del Padre, fonte della comunione trinitaria. Dalla contemplazione di Dio, che ci è concessa conoscere nell'unzione della gloria celeste, come dice Ilario de Poitiers, giungiamo alla contemplazione dell'uomo alla luce del suo definitivo destino in Cristo risorto. Con questo Festschrift ci viene offerta da parte di teologi amici una finestra per il patrimonio teologico del professor Ladaria. Ne possiamo assaggiare gli originali sviluppi della sua riflessione sul mistero di Dio uno e trino, sui misteri cristologico e pneumatologico che partano dal mistero del Dio Padre. Personalmente vorrei proprio sottolineare questo spirito di grata amicizia e di riconoscimento teologico che stanno all'origine della pubblicazione di Omenaches. Anche io mi sento amico grato del confratello e teologo eccellentissimo Monsignore e Padre Luis Ladaria. Innanzitutto ci lega l'amicizia al grande padre della Chiesa San Ilario de Poitiers. Il cammino teologico di Monsignor Ladaria è iniziato proprio con la ricerca su El Spirito Santo in San Ilario di Poitiers, preparata sotto la guida un altro grande maestro di questa università e ammiratore dei padri della Chiesa, Padre Antonio Orbe. Ho incontrato per la prima volta, se mi ricordo bene, Padre Luis nella casa di un nostro comune amico, purtroppo scomparso in relativamente giovane età,
Monsignor Eugenio Romero Pose, vescovo ausiliare di Madrid, per anni direttore della buonanota collana spagnola Fuentes Patristicas, nella editoriale Ciudad Nueva in Madrid, ma sono assolutamente sicuro, nostra fede, che lui ci veda qui e ci accompagna con la sua preghiera, anche in la memoria, con lo studio di suoi famosi, importanti lavori che ha fatto nella teologia patristica e in altri campi della teologia, della cultura, della filosofia. La nostra amicizia è nata quindi all'insegna dei padri della Chiesa, soprattutto nell'amicizia di Ireneo di Lione, che ci edifica in una teologia che nasce dall'incarnazione del Verbo, della dinamica della vera carne di Gesù Cristo e ci insegna come la rivelazione non è una idea astratta, teorica, ma reale ed efficacemente pratica, pastorale, solo questo detto contro la recente separazione fra dogmatica e pastorale che nasce da una eresia cristologica, perché non si può separare Cristo verità e Cristo vita, Cristo che ha insegnato, presentato il regno di Dio con la sua parola e con i suoi atti, non possiamo separare di Cristo come il buon pastore che ha dato per noi la sua vita. Già questi primi decenni o primo secolo, secoli del cristianesimo, c'era questa tentazione di separarlo, queste dimensioni che fanno quasi un lato della stessa mano, della stessa moneta, in los tiempos de los gnosticos, es una separazione, un dualismo gnostico di separare queste due dimensioni. Quindi prendiamo in serio la incarnazione, non possiamo separare tutti quegli elementi che fanno parte di uno dall'altra. Infatti noi teologici scrutiamo con il quotidiano lavoro intellettuale una salvezza reale, incarnata della storia umana che il nuovo Adamo ci fa comprendere l'uomo stesso. Da quel principio incarnazionista della teologia cristiana, così caro ai padri, si plasma l'attaccamento della Sacra Scrittura, Scrittura Apostolica, accolta nella mente e nel cuore della Chiesa, vissuta nella tradizione apostolica e nella successione apostolica dei Vescovi, sono i tre grandi principi della teologia cattolica dall'inizio. In un certo senso l'amicizia con Monsignor Ladaria ci ha condotti dai nostri primi incontri matrileni alla Chiesa di Roma, al cuore della cattolicità della Chiesa, perché questa Chiesa di Roma, nel contesto di tutte le Chiese del mondo, ha una potentia principalitas. Ci siamo ritrovati qui all'ombra di Pietro per lavorare insieme al servizio del Ministero Petrino del Papa, al servizio di quella Chiesa di Roma, la cattedra di Petra in la persona, il Romano Pontefice, la Chiesa Romana che presiede nella carità a tutte le Chiese. Ci siamo incontrati in questo privilegiato aspetto della Communio Ecclesiarum, Corpus Ecclesiarum, che si vive a lato del Santo Padre. Anche questa verità che ci unisce è stata profondamente illuminata dai padri della Chiesa, che nella cattedra del primato Petrino, nei principi Petrino e Paolino,
della Chiesa di Roma hanno sempre rivelato la profonda dimensione martirologica, questa dimensione del martirio dei due principi degli apostoli e un principio provvidenziale per la importanza della Chiesa di Roma, per l'unità di tutte le Chiese nella fede e nella comunità della vita e nella grazia. Ci unisce con Monsignor Ladaria quel umile servizio quotidiano a Pietro, il quale da Cristo è chiamato ed istituto a confermare i suoi fratelli nella fede in Gesù Cristo, il Messia. Nel spirito dell'affetto collegiale abbiamo insieme con Monsignor Ladaria la gioia e la responsabilità di condividere il lavoro comune della congregazione per la dottrina della fede, ovvero un servizio nella promozione della fede trinitaria della Chiesa. Abbiamo onore di essere al servizio di quel pastorale ministero primato di Pietro che dal Signore sente in ogni epoca pasce obes meas, pascola le mie pecorelle. Oggi con il dono degli scritti in onore di Monsignor Ladaria desideriamo festeggiare il nostro confratello teologo e pastore che quest'anno celebra il raggiunto traguardo dei 70 anni, 48 anni dei quali vissuti nella compagnia di Gesù, in cui è entrato a far parte nel 1966. Con questo atto accademico vogliamo riconoscere e omaggiare il suo importante contributo per la teologia cattolica che in buona parte ha sviluppato tra le mura di questa prestigiosa alma mater di cui è illustre professore. Ma egli con la sua competenza e lucidità teologica ha servito anche la Commissione Teologica Internazionale, comincia la prossima settimana, di cui è stato segretario generale ed ora continua ad offrire quel equilibrio teologico suo proprio nell'impegno di segretario della Congregazione per la Dottrina della Fede. Cara Eccellenza, caro amico, stimato teologo, consegnando a lei il volume di nostro omaggio, invochiamo per noi tutti nella Chiesa e specialmente per coloro che sono chiamati al lavoro teologico e al ministero pastorale, quell'unzione nello Spirito a cui in Cristo, Verbo incarnato, abbiamo ricevuto accesso nella dignità dei figli di Dio Padre. Ad multos annos. Grazie Eminenza per le sue parole e ringrazio anche il Reverendo Padre Rettori, accogliendo anche le sue parole in estensione agli altri editori, no? Che si trova qua Emanuele Arostegui, anche Angel Cordoviglia e Gaspar Hernandez che non sono venuti e tutti che hanno scritto i contributi che sono qui. Mi ha insistito Monsignor Ladaria che in questo intervento non dovevo parlare di lui, ma del libro che presentiamo oggi. E io farò così. E tuttavia, essendo questo un libro scritto dai suoi studenti, ispirato dal suo insegnamento, qualcosa almeno dovrò dire anche su padre Ladaria, nella misura in cui egli è presente in quanto i suoi discepoli hanno voluto offrirgli. Vorrei mettere in rilievo qua due cose, da una parte il contenuto del libro, d'altra il metodo seguito che abbiamo imparato, poiché quello che l'insegnamento di padre Ladaria ci ha donato è anche un modo di riflettere e di avvicinarci al mistero di Dio e di comunicarlo. Nel cristianesimo la verità si fa cammino e dunque anche metodo. Primo sul contenuto.
e mi servirò qua di quello che gli altri hanno detto nel libro. L'ordine del libro ci invita ad un movimento che va dallo Spirito per Cristo al Padre. Bisogna chiarire subito che il libro non studia una ad una le tre persone della Trinità. Il percorso cerca piuttosto di offrire il ritmo per capire la storia della salvezza. Il punto di partenza, infatti, è lo Spirito, ma è anche Gesù. Ovvero è Gesù come Cristo, come unto, con lo Spirito, con la gloria celeste, come dice il titolo del volume. Nella prima parte, a partire dal dinamismo dello Spirito, la vita di Gesù diventa la cornice che ricapitola l'intera storia della salvezza. La seconda parte si concentra su due fattori chiavi di questa storia, il primo e l'ultimo Adamo, per illuminare così la vita di ogni uomo, visto che, come ci ha insegnato Padre Ladaria, ogni uomo è Adamo, ogni uomo è Cristo. Finalmente, la terza parte torna a estendere ancora una volta il racconto della salvezza, illuminando adesso la sua origine e compimento nel Padre. Questa espansione finale è anche una salita al mistero di Dio, secondo quel movimento che Sant'Ireneo aveva visto nell'unzione stessa. Unge è il Padre e unto il Figlio nell'unzione che è lo Spirito. Il punto di partenza in questa visione è il compimento. Seguiamo così un'intuizione importante della visione di Monsignor Ladaria. Solo dalla pienezza si può contemplare l'unità dell'intero cammino. E questa pienezza è Gesù risorto, la carne del Figlio su cui riposa lo Spirito per donarsi agli uomini. L'opera compiuta delle due mani di Dio sull'umiltà della terra. Se Eberhard Jünger ha detto che le porte del mistero si aprono solo dal di dentro, possiamo aggiungere: in questa visione le porte del mistero si aprono solo dalla sua consumazione finale. Perché è così importante questa presenza dello Spirito su Gesù? In primo luogo, essa ci permette di vedere la vita di Cristo non nel suo isolamento, ma in rapporto con Dio, con gli uomini, con il mondo. Partire dalla presenza dello Spirito su Gesù dona un approccio relazionale al mistero della salvezza, che è anche, questo Spirito, un principio dinamico che unisce i tempi, perché lo Spirito è il soffio di Dio. Questa capacità dello Spirito per mettere in rapporto tutti gli esseri ci rimanda ad un altro principio relazionale che struttura il libro, la carne. Se lo Spirito è relazione attiva, la carne, possiamo dire, è relazione ricettiva. Ricordiamo che lo Spirito, nella visione cristiana, non è mente disincarnata opposta alla materia, ma principio di presenza e di comunione. E così egli riposa sulla carne, che è l'apertura dell'uomo alla comunione, la sua ricettività originaria. Per questo il Verbo, nel prendere carne, ha assunto non solo un uomo, ma tutta l'umanità. Non solo si è incarnato, ma si è concarnato. Si vede così l'importanza di Gaudium et Spes 22, l'unione di Cristo con tutti gli uomini, come hanno messo in rilievo nel libro gli studi di Philippe Courvelier e di Francisco Castro Pérez. Questa azione dinamica dello Spirito sulla carne ci permette considerare tutte le tappe della salvezza, perché lo Spirito muove la storia verso Dio e la carne è l'apertura alle dita di Dio per essere plasmata da essi. Questo sguardo illumina in primo luogo la storia stessa di Gesù, il modo progressivo di unione in lui del divino e dell'umano, come mostra lo studio di Gavino Uribarri. È lo Spirito che plasma lentamente l'umanità di Gesù, comunicandogli le proprietà filiali, come Hernández Peludo ci fa notare nel suo contributo su San Cirillo di Alessandria. Gesù possiede in sé la pienezza dello Spirito e per questo può essere non solo perfetto uomo, ma uomo perfetto, anzi, avendo conto del suo cammino, uomo perfezionato lungo la sua vita sulla terra. Ci può offrire allora non solo un modello ideale, ma un cammino, tappa a tappa, che accompagna la nostra storia. Si capisce, e a questo ci aiuta lo studio di Ángel Cordovilla, non solo perché Dio si è fatto uomo, cur Deus homo, ma anche perché e come l'uomo può arrivare a essere somigliante a Dio, cur homo Deus, a partire da Cristo l'alleanza in persona. A partire da questa pienezza di Gesù, lo sguardo si stende adesso su tutta la storia, in primo luogo verso il passato. Se il compimento ultimo è lo Spirito che pervade la carne, allora questo Spirito doveva essere dall'inizio
forza dinamica di tutto il cosmo. L'unzione di Gesù nel Giordano passa a illuminare, come mostra Juan José Allan, la stessa creazione. Il Verbo riceve un olio di gioia che si versa sopra tutto il cosmo, dinamizzandolo. Hildegarda da Bingen, studiata nel contributo di Nuria Martínez Gayol, vede lo spirito maestro di ogni unzione agire su tutte le cose create e particolarmente sull'uomo. Lo spirito agisce in seguito come nel suo luogo preferito sull'uomo, comunicandogli lo stesso ritmo vitale di Cristo. La vita di Gesù si diffonde sia verso i profeti anteriori a lui, sia verso la Chiesa e i sacramenti, secondo ci hanno mostrato gli studi di Vincent Guibert e Joël Spronck. Si vede così che i temi che Monsignor Ladari ha coltivato nella Trinitaria, l'antropologia, la cristologia, diventano ricchi per altri trattati come l'ecclesiologia o la sacramentaria. Come dice San Gregorio di Narek, studiato da Filippo Ciampanelli, Cristo ha impresso la sua eccelsa immagine in una piccola goccia di olio perché ci possiamo unire a Lui e ricevere la sua grazia. La storia della salvezza è in questa luce una storia dell'azione dello Spirito sulla carne. L'umiltà della carne e la sua capacità di riempirsi di Dio e l'azione dello Spirito su di essa come dono divino ci aiutano a vedere la vita di Gesù come un cammino nella filiazione per condurre la carne all'obbedienza piena al Padre. La filiazione è infatti l'elemento centrale della teologia della grazia, come nota in contesto eucaristico Manuela Rozzeghi. Così, attraverso il Figlio, siamo condotti al mistero del Padre, senza abbandonare in nessun momento l'asse storico. Il Padre è origine e destino finale dell'uomo, origine e destino della Chiesa, come ha mostrato nel libro il professor Pieninot. San Cipriano, citato nello studio di Domenico Scordamaglia, ci ricorda che il Padre attua nella nascita di ogni uomo. Quando baciamo un neonato, dice Cipriano, baciamo anche le mani ancora recenti di Dio che lo hanno plasmato. Nella Trinità, il Padre è origine e fine della vita del Figlio dello Spirito, tema esplorato da Carmelo Granado, professore a questa università, il cui recente passo al Padre ricordiamo con affetto. In questo modo il Padre è, come ci ha detto anche nel libro García Guillén e appare anche nello studio di Sergio Bonanni, plenitudo fontalis, che allo stesso tempo, pensiamo qui al contributo di Darius Kovalchik, solo esiste in rapporto al Figlio e allo Spirito, secondo la logica del dono totale. Così il Padre diventa termine ultimo della strada, quando vedremo Dio, come diceva Sant'Ireneo, non solo in modo profetico, come nell'Antico Testamento, né solo nella forma filiale, come nel tempo attuale, ma paternaliter, alla maniera paterna, quando Egli sia tutto in tutti. Passo adesso a considerare i punti di metodo. Quello che Monsignor Ladari ci ha insegnato non sono solo contenuti teologici, ma un modo di avvicinarci alla teologia. L'unzione della gloria vuol dire anche l'unzione propria di un insegnamento che dischiude la fecondità della parola teologica nella vita della Chiesa. Il primo segno distintivo è quello di cercare le fonti della teologia, specialmente i padri della Chiesa, come riflettono i ricchi riferimenti alla tradizione teologica in questo libro. Non si è trattato solo di ricercare il passato, ma proprio di mostrare come, quando il pensiero è memoria grata che ricorre alla sorgente, e solo allora, trova luce per illuminare il futuro della Chiesa. A questo riguardo bisognerebbe dire anche una parola sui maestri di Padre Ladaria. Egli ci ha raccontato parecchie volte la sua gratitudine per come era stato accolto da loro quando da giovane professore cominciò a insegnare in gregoriana. Non vorremmo passare sotto silenzio, l'ho fatto ormai Sua Eminenza, il nome del padre Antonio Orbe, il cui pensiero ricco e fecondo padre Ladari ha saputo ereditare e rendere fecondo in tanti campi della teologia contemporanea. In secondo luogo, a partire da questo amore per le fonti, vediamo un'apertura verso il di più di Dio. Chi ritorna all'origine riconosce la freschezza che, come segnala nel libro Mariano Ruiz Campos, è propria del Padre che genera. Questo progresso è quello che segnalava anche Ilario di Poitiers con la sua Evasio, di cui ci parla Denis Dupont-Fauville, in cui l'umanità si rende capace di quello che supera l'umano, il dono pieno di Dio. E così, come diceva Ireneo, l'uomo avrà sempre qualcosa da imparare e Dio
qualcosa da insegnare. In terzo luogo, come questione di metodo, che il pensiero teologico che abbiamo imparato possieda questa freschezza e profondità è dovuto anche al riferimento costante alla concretezza della carne di Cristo che ha portato con sé ogni novità. Il sempre più di Dio si può abbracciare, ci dona la certezza delle cose che si possono toccare con mano perché si è mostrato nella carne di Gesù. Lo Spirito soffia dove vuole, ma vuole soffiare solo in questa carne del Figlio. Non per essere limitato da essa, ma perché nella carne assunta da Cristo si apre lo spazio di comunione con Dio e tra gli uomini. Che la verità intera si sia contenuta nella carne umile del Verbo rende possibile, secondo lo stile che abbiamo imparato da Padre Ladaria, che si possa testimoniare la verità in modo chiaro e deciso e che allo stesso tempo si faccia in modo umile. Perché la verità si è mostrata nella carne, lo stesso principio che muove alla consegna della vita nel corpo dei martiri muove il teologo a testimoniare la verità, secondo quel culto ragionevole, Romani 12:1, che consiste proprio nell'offrire il corpo, di cui ha scritto nel libro Javier Prades. Vorrei sottolineare come ultimo elemento di metodo la disponibile presenza di Padre Ladaria per comunicare la verità. Trovavamo sempre l'accoglienza e la sua porta aperta. È un'esperienza che abbiamo fatto tutti i suoi discepoli. Sant'Agostino ha parlato nel suo De Doctrina Cristiana sul suo sforzo per comunicare il sapere di Dio. Egli dice che la saggezza solo si può possedere bene nella forma della donazione. Lo cito. Ogni cosa, infatti, che non si esaurisce quando la si dona, quindi la saggezza, se la si possiede senza distribuirla, non la si possiede come occorrerebbe possederla. Anzi, fine della citazione, anzi, nel donare la saggezza ricevuta da Dio, questa si incrementa. Agostino sviluppa così il suo insegnamento sul maestro interiore. Se da una parte ogni maestro può insegnare solo se risveglia la voce del maestro interiore, che è lo spirito che parla al cuore del discepolo, si deve dire anche che nello stesso atto di docenza si scopre una novità per ambedue, il maestro e il discepolo. Dio illumina anche chi insegna, perché Dio è la carità stessa in cui si comunica la verità. In questo modo, dice Sant'Agostino, la vera comprensione teologica è allo stesso tempo edificazione della Chiesa. Il desiderio di scrivere questo libro nasceva anche dal bisogno di non perdere ciò che abbiamo imparato nella teologia del nostro maestro. Riprendendo un'idea di Robert Nadkisore esposta nel libro, quello che egli ha voluto è aprire alla Chiesa stessa un futuro nello studente. Quello che possiamo offrire in ringraziamento è questo stesso futuro, che ormai ha dato frutto e di cui questo libro vuole essere una testimonianza. E rendere questo futuro più grande, in modo che la Chiesa abbia luce per camminare. Se si spegnesse la luce della teologia e della sua trasmissione, può darsi che non si sentano gli effetti nel presente immediato, ma certamente la Chiesa avrebbe meno futuro, perché meno capacità di raccontare la storia della salvezza e di riconoscere il suo ritmo e il suo tempo opportuno. Sant'Agostino, ancora una volta, ci conferma nella speranza quando compara l'insegnamento della teologia alla moltiplicazione dei pani. Come dunque quel pane, dice, crebbe mentre veniva spezzato, così, per ispirazione divina, il materiale che il Signore già ci ha somministrato perché l'insegnamento venisse iniziato, si moltiplicherà man mano che procederemo nel dispensarlo. In questo nostro attuale servizio, pertanto, non solo non patiremo scarsità, ma ci rallegreremo anzi di un'abbondanza stupefacente. Così Sant'Agostino. Di questa abbondanza, caro Padre Ladaria, siamo testimoni e manifestandola vorremmo renderla più abbondante ancora. Grazie. A questo punto tocca a me prendere la parola e voglio anzitutto ringraziare
Sua Eminenza il Cardinal Müller che presiede questa assemblea, il Rettore che mi dà la possibilità di parlare in questa sede. Un ringraziamento veramente sincero ai coordinatori di questa operazione delicata che vede poi venire alla luce questo bel libro. È stato un grande impegno per Manuel Arostegui Snaola, Angel Controviglia Perez, per Gaspar Hernández Peludo e per José Granados García, che ha parlato prima di me e che veramente ringrazio perché ha voluto mettere insieme tanti semi di bene sparsi da padre Luis, credo un po' su tutta la faccia della terra. Questo libro è il frutto di questa operazione, quindi grazie a José veramente. E stanno passando dei fogli su cui è scritto solo qualcosa che è appunto il motivo ispiratore di questo mio intervento. Queste, quasi tutte queste sono citazioni che si trovano nel libro di padre Ladaria, sono dei testi che credo gli siano cari e sono diventati cari anche a tanti di noi, grazie a lui, grazie a lui. E allora ecco, la mia vuole essere solo una riflessione che si intreccia a quella di padre Luis e a lui, prima ancora che grazie chiedo scusa perché in questa mia relazione ci saranno molte sue parole e io non aprirò sempre le virgolette, per cui... Ecco, il titolo è, vedete, un brano di Ilario, padre, Patrem Consumat Filius, ma iniziamo con questo passo di Dante. Matto è chi spero che nostra ragione possa trascorrere la infinita via che tiene una sostanza in tre persone. Così il terzo canto del Purgatorio dantesco. Infinita via, ci ricorda il poeta, quella che tiene una sostanza in tre persone, folle sarebbe da parte della limitata ragione umana avanzare con la speranza di riuscire a percorrerla tutta questa strada. Non possiamo esaurire il mistero, noi lo sappiamo, ma da inguaribili pellegrini dell'infinito noi continuiamo a imboccarla, l'interminabile via, e a tentare il viaggio della dotta ignoranza, con la fiducia del viandante a cui è stato dato di intuire che su altro e non sulle sue forze riposa la credibilità e l'autenticità dell'impresa. E allora avanti, avanti magari con l'aiuto di qualche guida scelta fra quelle più esperte. Dopo aver percorso, partendo dalla Historia Salutis, la dottrina classica della Trinità, dalle processioni fino alle persone, abbiamo trattato con una certa ampiezza le caratteristiche del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ora ci tocca affrontare il problema dell'unità dell'essenza divina. Si apre così l'undicesimo capitolo de Il Dio vivo e vero e nelle pagine che seguono Luis Ladaria ci fa fare un passo significativo lungo l'infinita via su cui si snodano i percorsi speculativi impegnati nell'intelligenza credente del principio. Ora ci tocca affrontare il problema dell'unità dell'essenza divina. Ci tocca, non è possibile evitarlo. Parlare dell'unità dell'essenza divina, del principio unico e semplicissimo che è Padre, Figlio e Spirito, è tratto fra i più impegnativi del singolare viaggio dello Spirito avviato in ogni De Trinitate. Capitolo difficile, in tempi recenti spesso trascurato, quello tradizionalmente dedicato alla somma essenza. Che cosa vogliamo veramente dire quando affermiamo che il Dio di Gesù Cristo, il Padre che ci abbraccia per mezzo del Figlio e nella potenza dello Spirito, è un'essenza unica e semplicissima? Un'essenza unica e semplicissima fatalmente la immaginiamo sempre uguale a se stessa, indifferenziata, solitaria. Ma che c'entra? Che c'entra tutto questo con i dinamismi vitali che percorrono e delineano il mistero del Padre? Anche a motivo del carico pesante delle sue implicazioni filosofiche, una volta chiamata ad entrare in gioco nella dialettica della teologia, l'idea stessa di essenza rischia di trasformarsi in un fardello ingombrante. E non può sorprenderci che questa idea, nel variegato campo della teologia trinitaria contemporanea,
sia spesso messa in questione. C'è chi si pronuncia a favore dell'abbandono di questa nozione e c'è chi invece, come Luis Ladaria, pensa che il concetto di essenza continui ad essere necessario per indicare quello che è comune al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Forse anche perché pensa con non meno ferma convinzione che quando si parla dell'unità del Dio che non è mai stato solitario, non si sta parlando di una unità monadica indifferenziata, piuttosto si sta parlando dell'unità originale dell'amore che costituisce l'essenza divina. L'unità originale dell'amore, questo è l'unità originale dell'amore che sta al cuore dell'essenza da quando l'essenza è stata chiamata a farsi carico dell'impegno di rileggere il segreto della perfetta unità alla luce del compimento cristico della rivelazione. Sic Deus voluit, novare sacramentum, ut nove unus crederetur per filium et spiritum. È così, avverte Tertulliano, che Dio ha voluto rinnovare il sacramento, il segno della sua rivelazione, facendo in modo che gli uomini potessero riconoscerlo ancora uno e ha rinnovato titolo uno ad essere ripresentato con la rivelazione della generazione eterna è sempre lo stesso sacramentum unitatis. Questo vuol dire che la verità dell'essere trino di Dio non è quella che si aggiunge a quella del suo essere uno, o peggio, quella che comincia quando finisce quella del suo essere uno. La verità dell'essere trino di Dio è quella che viene fuori proprio con la novità legata al compimento della manifestazione del suo essere uno. L'essenza unitrina, allora, non è la realtà divina in quanto colta come una ed unica, anche se partecipata ai tre che in Cristo si sono dati a conoscere. L'essenza divina è la realtà divina colta come una ed unica in quanto comune a Padre, Figlio e Spirito, in quanto posseduta da ognuno di essi interamente, a modo proprio e in comunione con gli altri due. Quella divina è un'essenza perfetta come mistero di comunione, come compiuta possibilità di verità e di vita eternamente riproposta sull'infinita via della consumazione personale. La consumazione personale che la forza ricapitolatrice dell'ordine relazionale realizza per i tre come consustanzialità capace di dare vita al semplicissimo principio. L'omousios niceno non è solo un'affermazione sulla divinità del Figlio, è anche inseparabilmente l'affermazione della vera paternità divina. Le due false soluzioni del subordinazionismo ariano e del patripassianismo sabelliano coincidono, osserva Ladaria, in un punto fondamentale nel negare a Dio un'autentica vita di amore, un'autentica autocomunicazione ad intra. La consustanzialità non precede il procedere. L'essenza semplicissima non è un sostrato in cui poi si dispiegano e si distinguono le relazioni. Al contrario, l'essenza divina è ciò che si dà in quelle relazioni. Se si tratta dell'unitas, si tratta già della trinitas. Se si tratta della trinitas, si tratta già dell'unitas. E senza nulla togliere alla verità custodita nel classico principio secondo cui lì tutto è uno dove non c'è opposizione di relazioni, forse potremmo anche arrivare a dire che in Dio tutto è uno proprio perché in Lui c'è opposizione di relazioni. Chissà se davvero pecchiamo di concordismo se affermiamo che anche Anselmo, stando a quello che leggiamo in alcune sue pagine, avrebbe potuto infine consentire con noi. Quando ci accostiamo al trono della grazia e sperimentiamo l'abbraccio del Dio vivo e vero, come partecipazione al mistero dell'Uno, siamo subito sulla via infinita, eppure già da sempre compiuta, che porta ogni divina persona verso le altre due.
infinita via, quella della vita perfetta di cui vive la verità dell'essenza divina, proprio perché coincide con quella dei rapporti che vincolano i tre nell'amore. Sic Deus voluit novare sacramentum, ut nove unus crederetur. L'unus in cui crediamo, quello è sempre lo stesso. Ma la semplicissima perfezione che egli è da sempre, il Novum Sacramentum ce la fa conoscere più in profondità grazie alla rivelazione del suo essere dialogo d'amore, abbraccio reciproco, perfetta carità. Perché, come ci ricorda Bonaventura, perfectior est unitas in qua comunitate nature manet unitas caritatis. Perfectior est unitas, se c'è l'unitas caritatis. E la grande teologia latina non ha mai dimenticato l'indicazione emergente dal dato rivelato che impone di pensare insieme, quando si pensa il mistero del Figlio che Dio, l'unitas essentiae e l'unitas caritatis. Ma l'impresa non è di quelle facili. Come mostra il percorso tormentato e geniale di Agostino, l'impresa non è di quelle facili perché al cuore dell'unitas essentiae sembra stare il codice monologico della perfetta coincidenza, mentre al cuore dell'unitas caritatis sembra stare il codice dialogico dell'ordine articolato. Due diversi codici, due registri difficilmente conciliabili. E nel tentativo di ridire con il rigore della griglia offerta dalle categorie aristoteliche l'ineffabile mistero di un Dio che è uno, come i platonici pensano che il principio debba essere uno, Severino Boezio non potrà fare a meno di marcare l'importanza della parola indifferenzia. Ed è allora che la tensione interna, l'esigenza di pensare insieme unitas essentiae e unitas caritatis, si farà più acuta. Anselmo, il grande Anselmo, cercherà di risolverla, mostrando che non si può pensare a fondo il monologio, il monologo della somma essenza, senza riconoscerne gli interni dinamismi dialogici. È nel cuore del sommo spirito, è nella logica interna al suo comprendersi e amarsi che noi dobbiamo andare a cercare l'infinita via che tiene la sostanza in tre persone. Ma come dire il ritmo triadico della vita relazionale in cui si dispiega l'essenza? La scomposizione indispensabile a procedere nella scelta tra vero e falso impone un ritmo binario, impone l'out-out che la ricerca della rationis necessitas istruisce sulla base di una dialettica fiduciosa del suo essere riflesso, frammentario ma fedele, della luce che viene dall'alto. Le parole per ridire la semplicità del trino principio dovranno infine essere dislocate sull'orizzonte che Anselmo non esita a fissare con la formulazione dell'antico, se vogliamo chiamarlo così, grundaxiom della Trinitaria Latina. Per parlare in modo corretto del Dio che è Padre, Figlio e Spirito, noi dovremmo usare le nostre parole in modo tale da esprimere la forza di un'unità che dappertutto si impone, meno che là dove ad essa si oppone l'alterità della relazione. In Dio tutto è uno, ubi non obviat relationis oppositio. Nella misura in cui quella che Anselmo elabora anzitutto come una regola di linguaggio verrà compresa come una specie di descrizione dell'ontologia divina, risulterà meno evidente il reciproco rimando fra unitas essentiae e unitas caritatis, e sarà anche più difficile riconoscere che in Dio unità e distinzione personale sono due aspetti ugualmente originari. Sarà più difficile mostrare che l'unità divina non può in nessun momento essere considerata come l'unità di un Dio unipersonale, quella di un'essenza divina astratta, e neppure come l'unicità del Padre, ma come l'unità di Padre, Figlio e Spirito. La grande tradizione, da Tommaso a Bonaventura e oltre, sarà sempre al contempo riconoscente alla portata sintetica della forza speculativa del grundaxiom anselmiano e resistente alla rigidità dello schematismo da esso veicolato. D'altra parte, il magister di tutti, Pietro Lombardo, non mancherà di mettere un punto fermo per bloccare le possibili derive modaliste dell'essenzialismo, almeno potenzialmente presente nell'approccio del monologion,
Facendo spuntare la domanda della distinzio quinta del primo libro delle sue sentenze, si chiede il Lombardo se l'essenza divina genera o è generata. E risponde, non senza qualche tormento provocato dalle tensioni interne alla lettera sempre complessa di Agostino, risponde di no. L'essenza divina non genera e non è generata. E questo ripeterà il Laterano IV confermando che pur non essendo le persone altra cosa che l'essenza, non possiamo pensarle come dissolte nell'essenza. E dunque rinunciare all'essenza e a quanto costruito grazie ad essa nel secolo teologico che precede il nostro perché è troppo compromessa con l'idea di un uno amorfo e indifferenziato, il volto del Dio di Gesù Cristo tracciato nella linea della grande tradizione latina non è il volto di un Dio solitario. E questo è vero per Agostino e gli altri antichi padri, come per lo scolastico Tommaso, il quale nella questione in cui affronta il problema dell'alterità del figlio è pronto a farsi discepolo di Ilario e a sottolineare che sebbene in Dio nulla risulti separato dalla sua semplicissima essenza, tuttavia non possiamo mai parlare di lui come un Dio asociale, vitandum est, etiam nomen solitari, ne tollatur consortium trium personarum. Vitandum est, nomen solitari. Bisogna evitare di dargli il nome di solitario. Da una parte, questo si suggerisce con l'Aquinate, proponendoci la sua straordinaria riflessione sulla divina essenza, non ha alcuna voglia di parlarci di un Dio che, bastando a se stesso, vive ripiegato su se stesso. Dall'altra, proprio da qui potrebbe venire lo spunto per chiederci se non sarebbe il caso di cercarne altre, più adatte ed efficaci, di parole utili a dire la semplicità dell'unico mai solitario. Ha senso oggi il tentativo di recupero di un termine come essenza, così carico delle implicazioni legate ai presupposti dell'orizzonte tipico, per dirla alla Rahner, della teologia della scuola? La considerazione della profonda evoluzione, della riflessione sull'essere e sui suoi destini che attraversa tutta la modernità, non può lasciare indifferente chi si trova di fronte al compito di ripensare la fede. Il teologo si ritrova oggi sollecitato a chiedersi se bene continuare a parlare di essenza per presentare la divinità del monoteismo trinitario dopo Cartesio, Kant, Hegel, Husserl, Heidegger. Il conflitto delle interpretazioni si fa serrato. Ma c'è chi ha riletto la filosofia della religione di Hegel sullo sfondo di una storia dell'ontologia impegnata a cercare percorsi alternativi a quelli offerti dai moduli più classici dell'analogia entis, e ha poi analizzato il significato della lezione idealista rispetto ad alcuni tentativi notevoli della teologia recente, come quelli avviati da Pannenberg, Jung, Rahner, Balthasar. Un impegno di studio che ha condotto qualcuno a riconoscere proprio nella dialettica partorita dalla modernità uno strumento utile a fare un passo in più sull'infinita via della teologia trinitaria. Certo, grande sarà il lavoro di rimodulazione. Sullo sfondo, l'esigenza di una rilettura dialogica del mistero stesso dell'essere, capace di dare ragioni per continuare a parlare di essenza, è infatti stato osservato che se si potesse arrivare a comprendere l'essenza a partire dal suo supporto relazionale, come conoscenza naturale e capacità naturale di amare, se si potesse arrivare a comprendere l'essenza come potere della stessa consumazione personale, bene, allora risulterebbe infine superfluo, e ciò che è superfluo è spesso anche nocivo, abbandonare il concetto della unità essenziale di Dio opponendosi a una supposta concezione trinitaria sostanzialista. Il pellegrinaggio speculativo dell'Occidente cristiano sembra giungere a uno snodo in cui maturano nuove possibilità per comprendere il reciproco rimando fra unitas essentiae e unitas caritatis. L'esortazione che ci viene da Tommaso quando suggerisce che bisogna evitare di dipingere il volto di Dio come un volto intristito dalla solitudine, ci spinge a guardare al nuovo che affiora sull'orizzonte speculativo dei nostri tempi con l'apertura mentale con cui seppe guardare lui, al nuovo che affiorava prepotente nella sua epoca. Ci ritroviamo
In fondo, ancora una volta, confrontati con la verità annunciata da Tertulliano, sic Deus volit novare sacramentum, ut nove unus crederetur, ci troviamo ancora una volta confrontati con questa verità e chiamati a riaprire gli occhi sul nuovo sacramento con cui Dio ha voluto riproporci la verità del suo essere uno, dunque anche bisognosi di un nuovo Grundaktion, che al di là dei doverosi rilievi critici sul rovescio segnalato dalla sua dialettica internica, forse può continuare ad essere formulato nei termini in cui siamo da qualche tempo abituati a sentirlo risuonare. La Trinità economica è la Trinità immanente e viceversa, ovvero è all'economia e al sacramentum che sta al suo centro, Cristo, che noi dobbiamo guardare per cogliere la ricchezza della novità trinitaria con cui Dio si è compiaciuto di farci comprendere il suo essere uno. Parlando dell'unità dell'essenza, scrive Luis Ladaria, non possiamo dimenticare che questa è un'unità profondissima che al tempo stesso sia nella massima distinzione personale. Bisogna affermare al contempo i due estremi, come ci ha fatto vedere il mistero pasquale di Gesù, abbandonato da Dio e morto sulla croce, ma risuscitato dal Padre nella forza dello Spirito. Si tratta dell'unità dell'amore divino, della massima espressione dell'essere una cosa sola delle tre persone che esistono solo nell'unità della loro mutua e totale autodonazione e proprio per questo anche nella loro irriducibile differenza. L'omosia insegnata a Nicea emerge allora come una verità che può essere meglio compresa quando la nostra intelligenza cerca di seguire l'infinita via che tiene la sostanza in tre persone, non con lo strumento offerto dalla figura del monolite. Dio non è un grande masso, quanto piuttosto con lo strumento offerto dalla figura dell'abbraccio che tutto il divino articola e ricapitola nell'unico principio. Per dirla con Bonaventura, ad aiutare davvero la nostra intelligenza del mistero sarà una teologia in cui l'unità dell'essenza priva di origine possa essere immediatamente compresa come fontalità, come primitas, che non è altra da quella del Padre pieno di amore. Origine, in un testo citato per esteso da padre Ladaria, commentando Romani 5, l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito che ci è stato dato, Origine si sofferma a spiegare che se noi possiamo amare Dio è perché siamo amati da Lui. È grazie a questa esperienza che maturiamo la conoscenza del mistero della carità come mistero del Padre. Dio è detto amore, Cristo è chiamato figlio dell'amore. Ora, se c'è uno spirito d'amore, un figlio dell'amore, se Dio è amore, è certo che dall'unica fonte della divinità del Padre occorre intendere sia il Figlio sia lo Spirito Santo. È allora che la unitas essentiae e la unitas caritatis possono stare insieme e confermarsi invece che opporsi, quando l'essere dell'essenza di cui si parla è compreso come eterna e vitale memoria di una relazione che supera ogni separazione nella verità dell'amore. Dio è l'eternamente memore della verità che non cessa mai di dare alla luce per stringerla a sé nel suo abbraccio paterno. Dio è semplicissima unità sempre di nuovo garantita non dall'eliminazione, ma dall'affermazione dell'alterità, perché la forza unitiva della libertà amante non soffoca, ma promuove la verità dell'altro. Vale tutto questo per il Creatore e Signore di tutte le cose, la cui essenza può essere compresa solo quando il Figlio e Spirito sono intesi dall'unica fonte che li produce, vale per noi, vale per le creature, chiamate a lasciarsi abbracciare da questo amore come un'umanità destinata a realizzarsi in esso, senza per questo dissolversi in esso, senza confondersi in esso. Se dunque l'essenza divina vive di rapporti che dispiegano il suo essere totale disponibilità e gratuità di dono, la radice della consustanzialità andrà cercata lì dove ci invita a cercarla Ilario e Luis Ladaria con lui, e cioè
nell'integralità dell'essere padre del padre. Dio in ogni momento sa essere solamente amore, solamente padre, e colui che ama non ha invidia, e colui che è padre lo è totalmente, totalmente, assolutamente, illimitatamente. Chi è Dio? Dio è spirito infinito, Dio è essenza semplicissima, ma ha voluto Dio essere creduto in modo nuovo per filium et spiritum, ha voluto Dio che in modo originale, più profondo, potessimo conoscere la sua unità, chiamando la nostra intelligenza a comprendere la semplicità della sua essenza come unitas caritatis, come comunione d'amore trinitario in cui il Figlio, che tutto riceve dal Padre, risponde con un sì assoluto all'assoluto dono. Nel mistero del suo perfetto sì, il Figlio consumma, il Figlio porta a compimento il Padre e marca i tratti del proprio volto come quelli del volto dell'altro, proprio grazie a quella risposta d'amore filiale che lo fa essere una cosa sola con l'altro. È dunque l'orizzonte comunionale su cui l'ordine delle relazioni si disloca fino al compimento della perfetta alterità, che consente l'accesso alla dialettica interna di unitas essentiae, che si presenta irrinunciabilmente come unitas caritatis. Il nuovo sacramento, il modo nuovo in cui si fa comprendere uno, colui che da sempre si è dato a conoscere come uno, è manifestazione dell'amore trinitario. È rivelazione del superamento agapico del limite che ogni reciproco rappresenta per l'altro, quando questo altro è Dio. Dio rimane l'infinito, l'assoluto, l'eterna vita di una sostanza che non ha limiti, ma non perché in lui si realizza il bizzarro prodigio di una monade spisutamente dilatata, piuttosto perché in lui ogni limite è già da sempre perfettamente superato nel movimento dell'amore trinitario che principia dal Padre. Tutto in Dio è radicato nella sovrabbondanza dell'amore paterno, l'amore pronto a donare senza invidia, come aveva già intuito Platone, perché libero, nel limite del suo poter dare vita, dalla paura di rischiare di perderla. L'Eterno con cui il Figlio porta a compimento la paternità di Dio apre in Dio lo spazio di un'alterità che non può essere ulteriormente ampliato. Vive lo spazio dell'eterna generazione, l'assolutezza di un'essenza perfettamente una, proprio in forza del perfetto dialogo d'amore che la costituisce. Solo la dialettica di morte e risurrezione può introdurci in questo spazio. Solo la Pasqua del Figlio può rivelarci il mistero del suo eterno dialogo con il Padre. E mentre ce lo rivela, lo arricchisce, questo sì, lo arricchisce di un nuovo senso. Per cui questo spazio c'è già da sempre, e da sempre è infinito, e all'infinito nulla potrà mai essere aggiunto. Nella memoria di Dio c'è sempre la verità del Figlio come qualcosa di radicalmente altro dalla memoria stessa, e l'eternità di questa memoria fa sì che in essa tutto sia da sempre custodito. Ma sulla croce, si manifesta che è da sempre pronto questo eterno ricordo del Figlio a diventare ricordo del Figlio misero, a diventare misericordia. La memoria amante di Dio, quella in cui è custodita la verità del Figlio, è da sempre pronta a diventare misericordia. Ricordo del misero ingiustamente appeso alla croce, del misero ingiustamente appeso alla croce, e di tutti quelli resi miseri dei peccati di cui lui si è fatto carico insieme a quel legno. È l'umiliazione del Figlio ad aprire lo spazio capace di vincere lo spazio triste, abissale, spalancato dalla disobbedienza degli uomini, perché è l'obbedienza del Cristo a rivelare che quello spazio, lo spazio vuoto e senza senso provocato dal peccato, è destinato ad essere risolto nello spazio più grande dell'amore di Dio. L'unigenito trasforma l'ora della sua consegna nelle mani del nemico nell'occasione per abbandonarsi anche da uomo
all'abbraccio del Padre Divino. E lui, il Padre, liberando il diletto dai lacci della morte, consentì agli uomini di entrare nel mistero di questo abbraccio. Il sì con cui da sempre il Figlio porta a compimento l'essere Padre del Padre acquista lo spessore della storia, coinvolge anche noi, ci fa esistere nell'orizzonte delineato dall'agire benevolo del Dives in misericordia. Se l'amore si fa carne, allora la carne si fa amore, ha scritto José Granados con una bella intuizione che ripresenta la verità del nostro essere coinvolti nel mistero dell'unzione della gloria. Patrem consummat filius. Nel mistero del suo Cristo il Padre invita gli uomini a partecipare con il superamento del limite sempre di nuovo concesso nel dono d'amore offerto a Pentecoste all'illimite dell'opera di consumazione propria del Figlio. Ciò è possibile perché l'unità divina non elimina la differenza, ma l'assume in sé. In Dio essere e essere con l'altro si equivalgono. Perciò Dio può accogliere in sé la creatura senza che questa cessi di essere tale. In Gesù, l'unità del Padre fonda l'unione dei credenti con Dio e di questi fra loro. Quello che incontriamo quando incontriamo Dio è il Dio vivo e vero. Se non è così, quello che abbiamo incontrato non è Dio. Non è Dio quello che abbiamo incontrato se incontrandolo non ci accorgiamo di essere vivi e veri in Lui, se non ci accorgiamo di esistere per Lui, con Lui, in Lui. In Gesù Dio viene all'uomo per sottrarlo al rischio della dimenticanza dell'essere. Da fenomeni solitari proiettati verso l'esito di un limite insuperabile chiamato morte, siamo fatti e ci scopriamo da sein, esserci, essere da, là. Ma vedete, il da, il tempo, l'ora in cui insieme ci ritroviamo a necessariamente essere e liberamente rimanere, quell'ora è l'ora della gloria del Figlio. È l'abbraccio trinitario in cui, grazie alla Pasqua del Cristo, siamo sempre di nuovo ricollocati dalla forza perdonante della memoria del Padre. Comprendiamo la verità della vita divina solo se siamo disposti a viverla, troviamo il coraggio di imboccare quell'infinita via che tiene la sostanza in tre persone solo se ci lasciamo spingere dalla parola e dal soffio con cui il Padre non si stanca di attirarci a Lui. In un vecchio film di Ingmar Bergman, Luci d'inverno, il gelido bianco del paesaggio innevato riflette il freddo esiziale provocato dal silenzio di Dio nell'animo del protagonista, il pastore Thomas. La crisi che sta attraversando lo rende incapace di aiutare se stesso e gli altri a sperimentare la consolazione della fede. In una scena del film, egli si ferma di fronte al trono di grazia scolpito nel legno che fa da sfondo all'altare su cui ha appena celebrato e, osservando il Padre che tiene sospesa per le braccia la croce su cui è inchiodato il Figlio, esclama: che assurda immagine! Che assurda immagine diventa la Trinità se chi la osserva non vive la verità dell'amore gratuito e incondizionato che essa testimonia. Che assurda immagine diventa la Trinità se non si comincia a comprendere che proprio chi in se stesso e nella pienezza della sua vita divina e immutabile può cambiare nell'altro, nella creatura, ovvero può farsi uomo, diventare un'altra cosa nel tempo. Questa possibilità, osserva Padre Ladaria, non va intesa come un segno di necessità interiore, di limite. Al contrario, è il culmine della perfezione, che sarebbe minore se il Figlio non potesse diventare qualcosa di più piccolo rimanendo quello che è. Non si tratta di mettere in dubbio la perfezione divina e l'immutabilità che di per sé gli compete, ma si tratta di riconoscere a Dio la capacità di uscire da sé per amore degli uomini.
Sull'infinita via che tiene la sostanza in tre persone avanziamo fiduciosi, chiedendo a Dio di aiutarci ad attraversare il buio del silenzio a cui sempre rimaniamo esposti in vista di un'intelligenza capace di comprendere la sua unitas essentiae come passio caritatis, come amore da cui mai avremmo potuto sperare di poter essere raggiunti se il Padre non avesse voluto tendere le sue mani verso di noi per stringerci a sé insieme al Figlio crocifisso. Grazie a Padre Luis per aver aiutato tutti noi a percorrere questa via senza la follia di chi si illude di poterla percorrere tutta, ma con l'intelligenza umile e coraggiosa di chi ha capito che il Dio che ci vuole bene a non stancarsi mai di invitarci a percorrerla. E grazie a voi per la pazienza di questo ascolto. È scritto nel programma che devo intervenire io e dunque intervengo, ma brevemente, soltanto per dire grazie. Grazie in primo luogo a quelli che hanno fatto possibile questo libro, ai quattro curatori, ne abbiamo qui uno e ne abbiamo qua un altro, Manuela Rosteghi, che si trova qui presente e che è venuto da Madrid soltanto per essere con noi stasera. E poi a tutti i collaboratori del volume. Alcuni sono qui, vengono da lontano e parlerò da loro subito. Dunque, grazie a quelli che hanno fatto possibile l'opera. Un secondo momento di grazie e grazie a tutti i presenti. In primo luogo, Sua Eminenza, il Cardinale Müller, grazie anche per le sue parole, Eminenza, e non mi allungo. E grazie al Rettore e a tutti quelli che sono presenti. I due relatori, specialmente il rettore e il decano. Ma mi sia permesso ringraziare specialmente coloro che sono venuti da lontano, proprio per essere qui con noi. Da Madrid, Manuela Rosteghi, l'ho detto già, Juan José Ayán, tutti i collaboratori del volume. Da Alicante, anche in Spagna, Domingo, García Guillén. Da Liegi, nel Belgio, Joël Spronck. Da Parigi, Denis de Bonfaville, che come il più alto di tutti si trova proprio nell'ultima fila. Dunque, grazie a tutti. L'unica cosa importante è che la teologia continui a fecondare la vita della Chiesa e a dare frutti di vita cristiana. È l'unico che ci interessa. E che i suoi cultori della teologia si sentano in comunione con la Chiesa intera, con quella di oggi, certamente, ma con quella del passato, dalla quale abbiamo ricevuto tutte le ricchezze della tradizione, che sempre con l'approfondimento e non con la semplice ripetizione si devono trasmettere alle future generazioni. Lo diceva San Paolo, vi trasmetto ciò che io a mia volta ho ricevuto. Così la teologia si inserisce in questo grande fiume, in questa grande corrente della tradizione cristiana che abbraccia il passato, il presente e si apre al futuro verso il quale tutti camminiamo, che non è altro che Dio, come ci ha spiegato Sergio Bonanni. Grazie tante. Tutto è stato già detto, ma la conclusione spetta a me. Brevemente, Eminenza, Eccellenze, illustri ospiti, professori, cari amici. Il volume che è stato presentato, cioè il Festschrift in omaggio del Monsignore Luis Ladaria, lo potremmo anche chiamare Liber Amicorum. In maggioranza sono stati i discepoli del professore Ladaria a scrivere i testi per questo volume. Ma per tanti di noi
Luis Ladaria non era soltanto il professore che ci insegnava, guidava e poi valutava i risultati del nostro lavoro. Era anche il maestro, il testimone della passione per Gesù Cristo, per la sua Chiesa, l'uomo che sapeva stare vicino allo studente, al più giovane. In questo senso abbiamo sperimentato la sua amicizia, perciò ho detto Liber Amicorum. I testi di questo libro hanno il suo ritmo, come è stato già detto, trinitario. Gli autori cercano di riflettere sul mistero salvifico del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Don Sergio Bonagni ha riportato le parole del grande Dante dalla sua Divina Commedia: matto è chi spera che nostra ragione possa trascorrere la infinita via che tiene una sostanza in tre persone. Tale opinione forse è troppo scettica, ma certamente è vero che il mistero di Dio ci sorpassa infinitamente, che Deus semper maior. Perciò abbiamo bisogno dei maestri come Luis Ladaria che ci insegnano il coraggio di parlare del mistero con passione intellettuale, ma nello stesso tempo con dovuta umiltà e amore. Grazie a tutti voi per la partecipazione a questo evento, a questa festa, in particolar modo al Cardinale Gerhard Müller, per la sua presenza e le sue parole. Grazie ai relatori, al professore José Granados, che era uno dei spiritus movens del libro, e al professore Sergio Bonagni, che nella sua ricerca teologica mi sembra sia vicino alle prospettive indicate dal maestro. Last but not least, grazie al Monsignor Luis Ladaria, di cui l'insegnamento e l'amicizia ci ha radunati qui stasera. E adesso possiamo passare alla seconda parte del nostro evento, cioè a un rinfresco preparato nell'atrio. Buon proseguimento.